Juventus asfaltata dal Milan, Juventus che attualmente non si qualificherebbe per la Champions League. E adesso affrontiamo la Roma, ragazzi, facciamo giocare le riserve, facciamo giocare i vari D'Ambrosio, Ranocchia, ma con la Juve, voglio la squadra titolarissima, con la Juve li dobbiamo buttare fuori noi, li dobbiamo mandare all'inferno. Già oggi sono stati bullizzati dal Milan, tutt'altro che irresistibile. Un Milan che ha strameritato a stravincere, ma non siamo sul canale giusto per fare i complimenti al Milan, perché forse per me li vorrei vedere in Serie B, ok? Per la terza volta nella loro storia. Comunque, ma quanto il Milan ha meritato, ma la Juve fa cagare, ma quanto fa schifo la Juve. E per un anno ci hanno rotto i coglioni a noi. E il gioco di Conte, quello, giochi troppo all'indietro, tutti dietro la linea della palla e non c'è il bel gioco. Hanno rotti con noi in confronto a queste due squadre. Noi in confronto a queste due squadre siamo l'Olanda di Cruyff. Siamo l'Olanda di Cruyff in confronto a tutte e due le squadre che hanno giocato oggi. Perché oggi è stato, a parte il risultato, che ripeto, è stato giustissimo. È stato l'anti-spot per il calcio. È stato l'anti-spot per il calcio. Ok? Quindi ragazzi, adesso mi raccomando, caro mister, non è che il mister sta guardando i miei video e mi ascolta, però lo dico a voi, mi auguro che con la Roma si faccia giocare D'Ambrosio, Ranocchia, Radu, Sanchez, si provi Sensi 90 minuti, si faccia giocare Gagliardini, ma poi contro la Juve. Andate a richiamare Sneijder e Thauhin Milito, voglio la squadra migliore che si può, perché li dobbiamo buttare fuori noi, li dobbiamo buttare fuori noi, questi vili, ok? Una squadra squallida, un Ronaldo inqualificabile per quanto faccia cagare, quanto fa cagare Ronaldo? Cioè, ma poi un allenatore che tiene di dopo, non voglio fare il tecnico e non devo dare consigli alla Juve perché spero giochi sempre così da schifo. Però ragazzi, un allenatore che tiene fuori Dybala, cioè gli devono ritirare il patentino. Un allenatore che non fa giocare Paulo Dybala, gli devono ritirare il patentino. Spero che Pirlo continui anche l'anno prossimo. Spero che Cristiano Ronaldo, mi ha fatto capocannoniere, sì, contro la Viterbese 50 gol, 97 rigori, Penaldo. E spero che rimanga Pirlo, spero rimanga Ronaldo, spero. Poi chi ci sta che fa abbastanza cagare? L'unico che mi piace della Juve è De Ligt, perché è veramente mostruoso, e Szczęsny, anche se oggi non è stato perfetto, anche se ha parato un rigore. Per il resto, ragazzi, niente. Ok, godiamoci questa Juve al quinto posto. E già da adesso è clima derby d'Italia. Dobbiamo buttarli fuori, ragazzi. Dobbiamo buttarli fuori dalla Champions League perché a noi ci rompono i coglioni ogni giorno. Pagate gli stipendi, pagate gli stipendi. Loro intanto non hanno pagato nulla, loro non avranno nessun premio dagli sponsor. E se non vanno in Champions, no, loro non avranno nessun aiuto economico dall'UEFA. Sempre se non li cacciano prima, ma gli fanno un favore, almeno si risparmiano l'illusione che quest'anno. E quello buono. Ok, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, si spengono le luci. Juve, vaffa Milan. Ciao ragazzi. E con questo non è che stasera tifavo Milan, anzi, vedere il Milan in Serie B mi farebbe godere 1000. Vedere la Juve in Serie B mi farebbe godere 999. Ciao ragazzi, iscrivetevi.